Vi abbiamo già raccontato le nostre impressioni sul gameplay di FIFA 22 in un video che trovate sul nostro canale. Vi lasciamo il link in descrizione. Oltre alla prova della demo, nei giorni scorsi abbiamo anche assistito a un evento a porte chiuse in cui sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla produzione, di cui potremo parlarvi nei prossimi giorni. Questa occasione è dedicata, nello specifico, interamente al Pro Club. Prima di proseguire, come di consueto, vi invitiamo a iscrivervi al canale per entrare a far parte della squadra di EveryEye.it. Non è un segreto che all'interno della community di FIFA il Pro Club trovi una lunga schiera di estimatori. Parliamo, d'altronde, di una modalità che permette di impersonare un singolo giocatore all'interno di una squadra composta interamente da utenti, per scalare le divisioni mondiali insieme ai propri amici. Si tratta quindi di un'attività perfettamente in grado di durare per l'intera stagione. Nonostante l'apprezzamento generale, EA aveva dedicato poche energie a tale modalità in FIFA 21, non apportando di fatto alcuna modifica sostanziale alla sua struttura. Le cose, però, stanno per cambiare. Nel corso dell'evento a cui abbiamo presenziato, gli autori hanno elencato alcune importanti novità per gli atleti pronti a dar vita a team agguerriti. Con FIFA 22, EA ha voluto rivedere innanzitutto le meccaniche per unirsi ad altri utenti. Il prossimo capitolo godrà quindi di un nuovo sistema di drop-in per giocare rapidamente con i propri amici e accogliere altri calciatori virtuali. Ad esempio, un'opzione permetterà di lasciare aperto il gruppo consentendo ad altri giocatori di unirsi, chat vocale inclusa. Allo stesso modo, sarà altrettanto semplice mutare o estromettere gli utenti tossici. Inoltre, nel prossimo capitolo, Pro Club erediterà tutte le opzioni di personalizzazione viste nel Foot Stadium di FIFA 21, permettendoci non solo di modificare il proprio campo di casa, ma anche diversi elementi tra cori, struttura e perfino brani proposti per ogni gol segnato. Piccole aggiunte che evidenziano una cura di alta fattura riposta da EA Sports per questa modalità, ma le novità non terminano qui. Il cuore di tutto Pro Club risiede ovviamente nel potenziamento del proprio calciatore. Prendere in mano un buon atleta e plasmarlo fino a renderlo un fuoriclasse è un elemento imprescindibile della modalità. In tal senso, gli sviluppatori vogliono dare una rinfrescata alla ricetta che già conosciamo, sia nell'acquisizione dell'esperienza, sia nei modi in cui investirla. Una volta terminato un match, si verrà premiati infatti in base al voto dato dalla propria prestazione in campo e dai vari contributi in attacco e in difesa, dai gol ai tackle. Il bottino verrà poi convertito in skill points per potenziare il proprio calciatore. L'albero delle abilità è stato rivisto e al suo interno comprenderà gli archetipi, ossia traguardi utili a specializzare maggiormente il proprio avatar in aggiunta agli obiettivi già visti negli scorsi capitoli. Come se ciò non bastasse, si potranno equipaggiare 3 bonus passivi attingendo da una lunga sfilza di perk per migliorare ulteriormente le proprie doti tecniche e atletiche. Per esempio il First Touch Control, che affina il controllo del pallone per giocate di prima o in 2 tocchi. Si tratta di premesse stuzzicanti, ma che andranno valutate palla alla mano, soprattutto durante gli scontri con i classici utenti con avatar abili in velocità e dribbling. A proposito di personalizzazione degli atleti, EA ha introdotto un elemento totalmente inedito e a nostro avviso molto rilevante. Per la prima volta nella storia del Pro Club di FIFA, infatti, sarà possibile creare un calciatore di sesso femminile che scenderà normalmente in campo al fianco dei colleghi. Insomma, il Pro Club di FIFA sembra tornare ad avere un peso considerevole nella strategia di EA Sports, che promette tante piccole novità potenzialmente capaci di rinfrescare una delle modalità predilette dalla community. L'aspetto cardine risiede però nel potenziamento del proprio calciatore. Tra gli inediti archetipi e i perk, le possibilità di specializzazione sembrano molte. Non resta che attendere poche settimane per provare con mano la profondità del Pro Club. Ora vi lasciamo la parola. Che ve ne pare del rinnovato Pro Club? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.